promuovere lo sport per la crescita dei ragazzi ed anche per arginare il disagio giovanile. A Termoli il taglio del nastro del nuovo impianto sportivo polifunzionale all'Istituto Alfano. L'impianto esterno all'edificio di Viale Trieste è stato ristrutturato grazie ad un finanziamento della provincia di Campobasso, un risultato che sottolinea l'attenzione nei confronti dell'impiantistica sportiva, soprattutto per recuperare un grave gap in questo settore. A sottolinearlo è l'assessore vice sindaco di Termoli, Michele Barile, che annuncia le tante novità che stanno per vedere la luce. È una delle strutture che riqualificate sul nostro territorio daranno sicuramente opportunità per i nostri ragazzi. Tanto è l'impegno anche della nostra amministrazione rispetto a quelle che sono ovviamente le strutture comunali. A breve partiremo con la riqualificazione della pista d'atletica dello stadio Cannarsa, così come abbiamo già avviato i lavori sul palairino, sul palazzetto di Piazza del Papa, che a breve verrà restituito alla cittadinanza entro i primi mesi del 2025, così come partiremo a breve anche con la riqualificazione del campo Airino, il campo di calcio situato su via Santo Pertini. Presenti tra gli altri il presidente della provincia di Campobasso, Pino Puchetti, la direttrice dell'ufficio scolastico regionale del Molise, Maria Chimisso, e il coordinatore regionale di sport e salute, Angelo Campofredano. Nelle sue parole l'importanza dell'inaugurazione dell'impianto sportivo all'Alfano per l'intero territorio. Il 60% delle scuole, soprattutto nel sud d'Italia, è sprovvisto di palestra, quindi è una giornata di festa, è una giornata importante ed è un completamento anche delle iniziative che noi stiamo portando avanti all'interno delle scuole, che si svilupperà e si sta sviluppando anche con spazi non convenzionali, un'iniziativa che darà la possibilità alle scuole sprovviste di palestra di allestire degli spazi da adibire all'attività motoria, pur non avendo la disponibilità di una vera e propria palestra. Il taglio del nastro è avvenuto nell'ambito di un evento fortemente voluto per promuovere i valori sociali e soprattutto l'uguaglianza di genere. Unitamente a questa inaugurazione abbiamo pensato di realizzare un evento dal titolo Tu, Io, tutti diversi e tutti uguali, volto proprio alla valorizzazione dei valori di vita, della cultura sportiva e dell'uguaglianza di genere, che culminerà in un torneo a squadra.